è vera ed è fondata la tesi secondo la quale la Seconda Repubblica, il debito pubblico l'ha ereditato perché l'hanno fatto tutti quei cattivoni della Prima Repubblica? I numeri dicono che è falsa. Perché? Adesso vi annoierò un po' con i numeri, ma è tutto fatto in punta di numeri per capire. Perché i numeri poi hanno una loro logica, hanno la testa dura, mentre spesso la politica è fatta di chiacchiere. Allora, noi abbiamo preso per ciascun governo l'ultimo giorno dell'ultimo mese pieno del loro mandato e abbiamo preso il dato delle serie storiche della Banca d'Italia a quel giorno e utilizziamo il criterio standard della rivalutazione a oggi, lira cambio rispetto a rivalutazione PIL. Quindi abbiamo usato criteri scientifici da questo punto di vista. Quando nell'intera Prima Repubblica, dal primo governo De Gasperi, dal 15 luglio del 1946 fino al 28 giugno del 1992, quindi la caduta del settimo governo Andreotti, per capirci, che era il cinquantesimo governo della Prima Repubblica, ecco, in tutto questo abbondare di tempo, il totale dello stock del debito pubblico accumulato, fatto tutto, ripeto, a cambio reale, con i deflatori dentro al 30 giugno di quest'anno, il totale del debito pubblico accumulato era di 795 miliardi di euro di oggi. Il debito pubblico attuale è 1931 miliardi, quindi 795 su 1931 è largamente al di sotto del 50% dello stock di debito pubblico oggi attuale. Quindi, prima cosa che non sta in piedi, è stata la prima Repubblica, la Repubblica pubblica ne ha fatto tanto di debito pubblico, per carità. Adesso non mi soffermo su tutto quello che più o meno chi ha fatto politica da un po' di anni sa, si ricorda che negli anni dell'inflazione galoppante a doppia cifra e quindi dell'illusione monetaria il debito pubblico è cresciuto molto, si pagavano alti tassi di interesse anche se non sembrava così e sembrava una via per scampare, e questa è l'illusione monetaria dell'inflazione e degli alti tassi di interesse, sembra una tassa a favore di chi ha i debiti, poi si scopre naturalmente che è una cosa che depaupera il totale degli asset e la produttività di un paese. Ma lasciamo perdere, considero l'intera Prima Repubblica sull'ammontare finale di quei 795 miliardi. Cioè, in altre parole, se utilizziamo il criterio in euro allo scorso 30 giugno, la media giornaliera di tutti i governi della Prima Repubblica, tutti accomunati, pur sapendo che i ritmi di accumulazione sono stati nel tempo significativamente diversi, il ritmo giornaliero di accumulazione di debito pubblico nel nostro paese era di 47,5 milioni di euro al giorno di oggi. Questa è stata la media giornaliera debito pubblico dell'intera Prima Repubblica nel nostro paese. Poi ricordiamo che tra la Prima e la Seconda Repubblica ci sono due governi, tra il 92 e il 94, due governi di transizione, i governi Amato e Ciampi, che devono superare una crisi terrificante, una crisi della lira profondissima, l'uscita dal serpente monetario, un salvataggio pesantissimo. E infatti quei due governi portano da soli il totale del debito pubblico, sempre col criterio 30 giugno di quest'anno, dai 795 miliardi precedenti a 994 miliardi di euro, cioè ogni giorno quei due governi, per via della terribile crisi che accade e per via del depauperamento del numero in cui si esprime il valore reale cambiato rispetto alle altre valute, visto che noi svalutavamo pesantissimamente, loro accumulano debito pubblico non più per i 47,5 milioni di euro giorno media governi Prima Repubblica, ma passano, il governo Amato e il governo Ciampi, a una media di 285 milioni di euro giorno. 285, perché c'era una tragedia per molti versi paragonabile alla situazione di cui oggi viviamo i prodromi, perché io in questo piccolo inciso non ci torno sopra, io sono molto colpito da come si continui a non capire la curva temporale in cui si trova in questo momento il nostro paese. Noi siamo il banco di prova come primo euro emittente nell'area dell'euro, di un grande braccio di ferro, questo braccio di ferro è mondiale,
Certo che c'entra il nostro debito pubblico elevato, certo che c'entra la nostra bassa crescita quindicennale, ma c'entra il fatto che noi siamo un paese che non è più periferico nell'Europa, abbiamo una consistenza rispetto al totale core dell'economia europea che non è paragonabile a quella di piccoli paesi come Grecia, Portogallo, e su di noi, dopo l'ultimo round greco, era ovvio che bisognava capire che il braccio di ferro arrivava sull'Italia, vista la nostra bassa crescita, il nostro elevato ammontare di debito pubblico e questa caratteristica di essere i primi euroemittenti. Quindi quello che sta avvenendo però per molti versi può essere prodromico a una crisi totalmente analoga a quella del 1992, per essere chiari. Io sono molto colpito dal fatto che chiunque fa il mio mestiere sa che ci sono da molte settimane report di grandissime banche d'affari che stimano paese per paese i costi di una rottura dell'euro, tanto nel girone alto, tanto nel girone basso, al quale apparteremmo noi. Non vedo una sola riga scritta su questo alla stampa italiana, perché ovviamente il criterio generale è quello di non allarmare i lettori, non allarmare i risparmiatori, non allarmare tutto quello che volete voi, ma tra il non allarmare e il non descrivere la condizione di disastro a cui il nostro paese è a un millimetro, io penso che ci sia una differenza. La differenza è che in democrazia le oche del Campidoglio servono, e non solo in democrazia, visto che servivano anche a regimi che bastavano i due consoli. Se nella nostra democrazia bisogna confondere la cecità con la rassicurazione dei risparmiatori italiani, io sono invece per l'apertura degli occhi. Ma noi siamo in condizioni molto simili a quelle, molto simili a quelle. Allora, andiamo a vedere poi nella Seconda Repubblica che cosa avviene. La Seconda Repubblica, che lo ripeto, accumula la maggioranza relativa dello stock di debito pubblico con i quali oggi noi siamo alle prese. Vi annoio per poco, perché vi do solo la media giornaliera a questo punto dei diversi governi susseguitisi, perché anche qui conterà qualche cosa che c'è qualcuno che ha la media più elevata e qualcuno che ha la media significativamente meno elevata, e anche qui le sorprese non sono poche. Visto che questi 17 anni sono caratterizzati da un centrodestra che si presenta ogni volta agli elettori dicendo che la sua grande scommessa è la rivoluzione liberale, che la sua grande scommessa è ridurre il perimetro pubblico, che la sua grande scommessa è ridurre la spesa pubblica inefficiente e dispersiva, che la sua grande scommessa è la riforma fiscale, le due aliquote per abbattere il prelievo in equilibrio con gli abbattimenti della spesa, eccetera, 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 andiamo a vedere che cosa ci dice la media giornaliera di accumulo del debito pubblico dei governi di centrodestra e dei governi di centrosinistra che si sono susseguiti a Palazzo Chigi nel tempo. Allora, cominciamo dal primo governo Berlusconi, quello successivo all'ascesa in campo. Nei 252 giorni del primo governo Berlusconi, vi ricordo che la media prima Repubblica era 49 milioni di euro, poi abbiamo la media dei due governi di transizione, che per la situazione spaventosa in cui si trovano diventa 285 milioni di euro, a situazione rassicurata, senza più disastro sui mercati, eccetera, eccetera, il primo governo Berlusconi aumenta il debito pubblico di 330 milioni di euro al giorno. 330. Questi 330 milioni di euro al giorno dei 252 giorni del primo governo Berlusconi rappresentano, nell'intera somma di tutti i governi italiani, il record storico. Storico. Mi piacerebbe vederle queste cifre sui giornali italiani. Poi, primo governo Dini, dopo il ribaltone, 484 giorni. Il debito pubblico aumenta rispetto ai 330,1 milioni al giorno del primo governo Berlusconi di 207,3 milioni. Voi direte, tanto, tantissimo, ma intanto rispetto a 330 si parte a 207. Che come differenza è un apprezzabile 30%. Rimaniamo sempre enormemente, 5 volte tanto, 4 volte tanto la media della Prima Repubblica. Però finalmente ci abbassiamo sotto la media dei governi di transizione, 207 milioni. Poi si va al voto, vince il centrosinistra, primo governo Prodi, 887 giorni. Primo governo Prodi, rispetto ai 330 milioni del primo governo Berlusconi, 207 milioni del governo Dini, aumenta il debito pubblico di 96,2 milioni di euro al giorno. E voi capite che da 330 a 207 e da 207 a 96 non vi devo dire io che, con tutto che io avverso le modalità con cui il più del centro-sinistra ha perseguito il contenimento della finanza pubblica, però intanto i saldi sono questi e il debito pubblico Prodi è questo. Poi, dopo il primo governo Prodi abbiamo, ve lo ricordate, il governo D'Alema che nasce. Il governo D'Alema che nasce. Ah no, no, attenzione, perché anche qua
Sorpresa, anche il governo D'Alema per me è stata una sorpresa. Io questi conti non li avevo mai fatti. Il governo D'Alema dura, rispetto agli 887 giorni del primo governo Prodi, dura 552 giorni, poi si fa da parte per la scommessa sulle regionali, come ricordate, però nella media giornaliera di accumulo del debito pubblico il governo D'Alema scende ulteriormente a 76,3 milioni di euro al giorno. Paragonateli ai 330 del primo governo Berlusconi, 76, capite che è una differenza più che apprezzabile. Ripeto, non sono sospettabile di essere un fan dell'onorevole D'Alema, però intanto questi sono i numeri. Poi andiamo al governo Amato di fine legislatura, un governo Amato che rifece correre per vincere le elezioni la spesa elettorale, la spesa corrente. Vi ricordate che su questo poi ci fu la polemica, perché ci fu l'indicazione di un candidato del centro-sinistra elezione ulteriormente diverso anche da quello di Amato, perché De Benedetti scelse, eccetera, eccetera, eccetera. Ma infatti si vede questa cosa, perché rispetto alla media di 76,3 milioni di euro di debito pubblico giorno, il governo Amato risale a 124,5 milioni di euro giorno, e quindi aumenta in maniera molto consistente, quasi del 50% la capacità di far debito, la propensione al debito pubblico quotidiano del governo D'Alema precedente. Dopodiché elezioni, come ricordate, si va al secondo e terzo governo Berlusconi, che complessivamente durano l'intera legislatura, 1800 giorni. Qual è la media del secondo e terzo governo Berlusconi debito pubblico giornaliero? Per fortuna significativamente più bassa del primo governo Berlusconi, i 330 milioni al giorno. Però, rispetto ai 76,3 di D'Alema, ai 96,2 di Prodi, Berlusconi e il centrodestra, che pure hanno finito una legislatura in fortissima polemica contro l'eccesso di spesa pubblica acceso per fini elettorali dal governo Amato, restano esattamente sulla stessa media del governo Amato. A dire la verità, rispetto alla media quotidiana di 124,5 milioni di debito pubblico al giorno del governo Amato della fine legislatura precedente, loro stanno appena appena sotto, sono 124,3 milioni. Questo ve lo dico per essere proprio precisi. Però, insomma, dopo tante polemiche siamo allo stesso. Poi arriviamo al secondo governo Prodi, finita la legislatura, di nuovo centro-sinistra vince le elezioni, 723 giorni, quindi una bella durata anche quella. Secondo governo Prodi, passiamo dai 124,3 milioni dei governi Berlusconi 2 e 3 della legislatura precedente, si riscende a 97,5. Si riscende a 97,5. Dopodiché arriviamo al quarto governo Berlusconi, quello con cui siamo alle prese, il governo in carica dal 2008 a oggi, sono al 31 giugno, questi sono conti che noi ci siamo fatti a fine giugno, abbiamo fatti a luglio, erano 1148 giorni fino alla fine di giugno, rispetto ai 97,5 milioni di euro media quotidiana di debito pubblico del secondo governo Prodi, il quarto governo Berlusconi risale a 217,8 milioni al giorno. Fino allo scorso giugno, 217,8 milioni al giorno. La conclusione è che, una volta fatta giustizia della palla propagandistica per cui il più del debito viene dalla Prima Repubblica, senza difendere il troppo debito della Prima Repubblica, io non ci penso nemmeno, non sono nostalgico, ma fatta giustizia di questo, con i dovuti pesi, se arriviamo a disaggregare nella Seconda Repubblica l'apporto che ciascun governo della Seconda Repubblica ha dato, abbiamo inequivocabilmente che i 330 milioni,1 del debito pubblico Prodi del primo governo Berlusconi e i 217,8 dell'attuale, il quarto governo Berlusconi fino a giugno scorso, sono il record.